Marco Attepaldi, sei appena stato nominato direttore area tecnica a Torino, pallacanestro. Intanto che vuol dire responsabile area tecnica? Ma sì, è un termine, come dire, è il DS del calcio. Il DS del calcio. Solo che il DS è tanto calcistico. E tanto calcistico, sembrava brutto. Sì. Una bella rivincita. Mi fermo da un anno? Un anno. Dopo Caserta. Dopo Caserta, sì. Ho fatto tante cose, anche abbastanza buone, alcune buone, altre meno, ma nella mia carriera ho fatto 20 anni di pallacanestro, mi sono tolto tutte le soddisfazioni che potevo togliermi, quindi non è questione di rivincita, è cogliere un'opportunità Serie A a 70 km da casa mia, dopo un periodo di cui avevo assolutamente bisogno di far altro e di stare fuori, non l'ho neanche cercata, è arrivata bene. Tutte persone con cui contento. Hai già lavorato, che conosci, presidente, certo. Forno, anche vicepresidente alla Pallacanestro Biella. Beh, anche presidente. Anche presidente. Presidente per 3 anni. Tu hai seguito la stagione della Pallacanestro Biella dell'Angelico, che idea ti sei fatto? Da tifoso, con mio figlio. Da appassionato, ho commentato 2 partite in televisione, infatti. È stata una stagione anche qui difficile perché è cominciata con delle sconfitte, con degli infortuni, con premesse in salita che credo dipendessero da quello che era successo nell'estate, cioè Corbani che era andato via, San Bugaro che si è trovato così senza il suo punto di riferimento, un inizio oggettivamente difficile, ma una grandissima capacità e bravura di girarla la stagione ed infilare quel filotto di vittorie che poi ha consentito di stare sì da una parte a un passo dai playoff ma dall'altra anche fuori dalla zona retrocessione. Di retrocessione che poi si è visto a 26 punti c'era il mondo. I primi colpi sul mercato sono stati Jets, Ferguson e pare la riconferma di Michael. Che ne pensi? Ma Ferguson, io l'ho detto anche pubblicamente più volte quando ho fatto le telecronache, secondo me è la miglior guardia del campionato e Hall merita il rischio, tanto oltretutto lui ha passaporto comunitario, quindi se sta, non dico benissimo, se sta decente, sì. Se sta in piedi è uno, insomma, in questo campionato qua si è visto, fa la differenza, gioca proprio a un livello superiore, anche due forse. Anche due. Molti erano sorpresi che Giaz sia rimasto a Biella, si temeva. Io no, perché alla fine... Non può aver mercato un giocatore così realizzatore. Ma può anche averlo non nelle condizioni che Biella gli offre. Cioè, al piano superiore lui ha avuto un'esperienza a Cremona, partiva dalla panchina, giocava tot minuti, non tanti, e aveva una posizione comunque defilata. E quindi fa bene a consolidarsi, quest'anno è stato super, se il prossimo anno lo fa di nuovo, vedi che quello dopo poi qualcuno importante. E la punterà sui giovani, e fa bene. Su chi scommetteresti? Nicolò De Vico, che è un giocatore che conosco molto bene, l'ho portato a Biella che aveva 15 anni e che credo in Lega 2 sia un giocatore, una certezza, è uno che può dare molto, è duro in difesa, eccetera, quindi un giocatore di... che può andare serenamente in Serie A. E dei giovani, Caruito, il Pollone? Beh, il Pollone è già pronto, mi sembra, adesso io ho visto anche le finali nazionali, mi sembra che insomma, poi uno che viene nominato fra i 5 migliori under 20 d'Italia, credo che insomma, in Lega 2 deve giocare. E Caruito ha grande fisicità, grande, magari dal punto di vista tecnico, giocatore che ha ampi margini di miglioramento, ma per il livello che ho visto io quest'anno mi sembrano ragazzi pronti. Ringraziamo quindi Marco Attepaldi, Paolo Labua, Diario di Biella.